Vi portiamo in un viaggio per i 50 anni delle chitarre Taylor, insieme a Ciro Manna, Osvaldo Lo Iacono e Davide Tomassone. Wow, che dire, siamo qui insieme a appunto Ciro Manna e Osvaldo Lo Iacono e abbiamo appena ascoltato e provato due bellissime chitarre Grand Auditorium, una 6.14 Builder Edition in mano a Osvaldo e una 7.24 invece suonata da Ciro Manna. Ma siamo qua per raccontarvi un po' del prodotto, ma molto della storia che c'è dietro al marchio Taylor. Marchio Taylor che... ne parlavamo prima chiacchierando tra di noi, è un brand che in 50 anni, quest'anno si festeggia nel 2024, 15 ottobre sarà la data clou, e i 50 anni della storia di American Dream trasformata poi nel tempo in Taylor, ed è una storia di relazioni, di uomini, di persone. Dietro a questi prodotti, Thomas mi sgrida sempre perché parlo di prodotti, ma dietro queste chitarre, questi strumenti, c'è una storia di persone che hanno desiderato fortemente, amato fortemente la chitarra, lo strumento e il servizio ai musicisti. Ed è, diciamo, nel 55 che il buon Bob Taylor, Robert Taylor, nasce in una famiglia semplice, il padre militare per la USA Navy in Oakland, insieme alla mamma sarta, si trasferiscono a anni, quando lui ha 8 anni, a San Diego, e il papà è sempre dietro in garage cose, a fare cose con le mani, e anche il piccolo Bob è innamorato del fare cose, del creare cose, e a 9 anni comincia a prendere la prima chitarra, compra per $3 dal vicino di casa una chitarra semplicissima, economicissima, incomincia a strimpellare, ma già a scuola comincia tutto un percorso nella scuola che noi chiameremmo un po' un istituto tecnico, dove si studiano le arti, si studia l'arte industriale, così viene chiamata, ma in realtà è carpenteria, falegnameria, lavoro da fabbro, lavoro del metallo, e comincia a creare oggetti che hanno un grande interesse, perché il primo oggetto che creerà e andrà a un'esposizione nazionale dello Stato della California vincerà il premio come lampada, un disegno di una lampada, una creazione di una lampada con il miglior design di quell'anno. L'anno successivo creò una specie di morsa da gioielliere perfettamente fatta, bellissima, con diversi snodi, e vincerà il secondo premio. Successivamente venne in mente di creare una chitarra, di costruire una chitarra, il sogno di costruire una chitarra, frequentava già alcuni negozi, laboratori della zona di San Diego, e vede per la prima volta un microfono, prova a costruire la sua prima chitarra elettrica tagliando il manico della sua chitarra acustica, insomma incomincia a lavorarci sopra, e rimane abbagliato da uno strumento a noi caro, a noi noto, una Echo Ranger 12 corde, sì, perché le Echo
andavano vendute in grande quantità anche in America, e c'era questo fantastico strumento da Apex Music, un negozio di San Diego che appunto lui frequentava, in cui questa bella eco faceva bella mostra, e rimase affascinato dal concetto di bolt-on, di manico avvitato, e dal manico particolarmente fine e comodo di questa 12 corde eco. Da lì a pochi anni dopo incominciò a frequentare un laboratorio negozio American Dream di Sam Redding e di suo fratello Jane. La parte del negozio veniva gestita da Jane, la parte laboratorio costruzione veniva gestito da Sam. In questa specie di cooperativa, dove in questo grande laboratorio diversi gli utai, tutti molto giovani, periodo un po' hippie, un po' tutto molto libero, diciamo, potevano lavorare, fare le loro creazioni, e trovavano, diciamo, una specie di quadra economico commerciale col titolare. E lì un po' il buon Bob incomincia a vedere che, insomma, si possono costruire chitarre, si possono fare chitarre. Nel frattempo ne costruisce un'altra come terzo compito, appunto dopo la lampada e dopo la morsa, decide di costruire una bella chitarra 12 corde. I was born in California and my father was in the United States Navy, but my father was very handy in making things, so he made furniture for our family. He fixed our car, and my mother did the same thing. She made clothes for our family. I have three sisters. I'm an only boy. She made the girls' clothes. She bought the boys' clothes. And so in our family, we made things. If there was a sofa and it needs new upholstery, we would do that ourselves. So I was always happy to make things for myself. As I grew up, we didn't have much money, so If the friends of mine, maybe we want a bow and arrow, and their mom or dad would buy them one, I would make one. Or they would get a new bicycle, brand new, and I would take my bicycle apart, paint it, shine it, make it a new color, so I could have a new bicycle. Then when I was in the grades number 8 and number 9, which we call junior high school or middle school, I found a teacher, and his name was Mr. Lavastita. Lavastita was a fantastic teacher, and he taught me how to do metalworking, forging steel, casting aluminum, filing, and I made very complicated projects. This teacher in a public school would come in on Saturday when the school was closed, open the shop, and I could come in and work on my project. Him, me, and his wife would bring hot dogs at lunch. We would turn on the forging furnace and we would roast a hot dog for lunch, and then I would continue working. So when I got into high school, I knew how to make things, and I wanted to buy a guitar, a 12-string guitar. Some people might remember the brand Echo. Echo Ranger. And the Echo Ranger. Echo Ranger 12 strings. 12-string guitar. Who was my musical idols then? John Denver, Gordon Lightfoot, 12-string guitar. I wanted a 12-string. I saw Echo Ranger. Oh, you could play that guitar. It was so easy to play. Well, the price was $175. Whew, I don't have any possibility to do that. So I went into a woodshop class. The teacher's name was Mr. Kaiser. I said, I want to make a guitar. Okay. He gave me a book, Classic Guitar Construction by Irving Sloan, and I made a guitar, and he allowed me to make a guitar. Sometimes adults don't allow a child to do something. Oh no, that's too hard, you can't do that. But my parents and my teachers, they let me go. They allowed me to work, and that's a blessing. It's what made me. That teacher, Mr. Kaiser, is still alive today, and he lives near me. He's 93 years old, and I see him every year. Yeah, and he's so proud of what's happened to me, and I'm proud of the man that he is. Mr. Lavastita, I believe, has passed because I can no longer find him, but my teacher from high school is alive, and then I found the American Dream. And the owner there was a man named Sam Radding, a great craftsman.
And do you know, when I made my first guitars, I never heard the word Martin guitars. I never heard the word Gibson guitars. I never heard Fender guitars. I did not know. And that is one of the great strengths of Taylor, because my shapes are my shapes. My sound is my sound. I wasn't trying to make those guitars. I didn't know that there was such a thing as making guitars. I didn't know that you could do that. And so those early days and these people that watched me do this and encouraged me to go forward was allowed me to have my dream come true. And at the American Dream, a little shop full of hippies in California in 1973 and 74, I learned from Sam Ratting how he made a guitar. And then one day we started Taylor Guitars with my partner, the best partner in the world, Kurt Lyscock. People ask, what is the big secret for Taylor's success? I say, the partnership between Bob Taylor and Kurt Lyscock is the secret. That's the secret. It made everything else possible. It allowed me to make guitars. It allowed him to make a brand. Without a brand, you're nothing. You're not nothing, but you're small, and you don't serve very many people. Kurt built a brand. I built a factory. And here we are. 50 years later. Decide di costruire una bella chitarra 12 corde e quindi si mette a sognare e a, leggendo dei libri, i libri di Irvine, sulla costruzione della chitarra classica, si mette a studiare tanto, a studiare talmente tanto che addirittura all'inizio del compito che l'insegnante di falegnameria, di arte gli dà, ci sono 2 settimane di preparazione con i disegni da fare, quindi prima di partire col laboratorio c'è la progettazione e nel loro compito c'erano 2 settimane di tempo. Beh, lui lo realizza in una notte, è talmente convinto, conoscitore del prodotto, ha talmente tanto studiato, provato, lavorato, che il giorno dopo presenta il disegno che viene, ci sono le varie assonometrie, i vari tagli e i vari schemi, viene subito accettato dall'insegnante che lo manda direttamente in laboratorio mentre il resto della classe è ancora lì che sta progettando. E uscirà da questa la prima chitarra folk vera e propria di Bob, che gli farà capire che quello può essere la sua strada. E in American Dream ci sarà un incontro importante, incontrerà Kurt Lyscock, quello che sarà il suo socio, amico, compagno per tutta la vita dell'azienda Taylor. Abbiamo provato queste 2 14, parliamo un po' di che cosa vuol dire 14, 24 e 14, parliamo un po' di cosa vogliono dire questi codici, perché tutta la gamma dei prodotti Taylor è fatta di codici. Beh, il numero 4 indica la forma, la Grand Auditorium. È una forma nata nel 1994, chiaramente nella storia che vi raccontiamo dobbiamo fare un po' dei passaggi nel tempo, per cui non prendete questa storia con i riferimenti temporali della vita di Bob Taylor e Kurt Lyscock legata ai prodotti, perché dobbiamo fare un po' dei salti nel tempo. Questo prodotto è una chitarra nata, una shape nato nel 1994, 10 anni dopo la serie 12, altro grande caposaldo della famiglia Taylor, nata proprio per avere una grande versatilità. È probabilmente lo shape, anzi è sicuramente lo shape più venduto di casa Taylor, perché l'abbiamo sentito, si può fraseggiare, si può ritmare, si può fare veramente di tutto. Let's talk about the Grand Auditorium. We developed this shape in our 20th year, year number 20 for Taylor Guitars. We were making our Dreadnought, our Jumbo, and we had our Grand Concert. But dealers were saying, you know, times are changing, and people would like to have a guitar that's as big as a Dreadnought, but not a Dreadnought. Something maybe more delicate in the shape, something that maybe you could play finger style with, plus use for rhythm guitar. And so we began to draw a shape. I drew, and these were the years that Larry Breedlove was still working for me. Larry
Breedlove and Bob Taylor are like Paul McCartney and John Lennon. He's my John Lennon. And together, we could create things. Maybe because I'm out running the factory, but Larry could draw. We would discuss, work together. We had a beautiful relationship, Larry Breedlove and Bob Taylor, because we could discuss something without becoming offended. You know, when you're a creative person and you do your work and people look at it and criticize it, it can hurt. But with him and me, we could always criticize to make it better in a kind way, but we had good chemistry. Where are you without good chemistry? Because there are other talented people I could work with and maybe not be able to work. Larry Breedlove and Bob Taylor was a good combination. We drew this shape. We made the first guitar for an American country singer named Kathy Mattea. And we made her a custom guitar. Her husband wanted to buy her this, and that was number one. Oh, we have something here. Maybe for our 20th anniversary, we make this shape. That was the first Taylor guitar that was original. That's when we found our groove. That's when we knew what a Taylor guitar should look like. In fact, we went back and took the other guitars and redrew them to have a family resemblance from one guitar to another. When we made the 514 CE, mahogany back and sides, cedar top, cutaway electric, grand auditorium, that is the guitar that built the Taylor Guitar Company. I mean, we finally, after 20 years, felt that we were us, unique. And it meant everything to us. The 814 CE and the 514 CE really built the Taylor Guitar Company. My friend, Chris Martin, from Martin Guitar Company, we are the same age. This is my 50th anniversary. It's also Chris Martin's 50th anniversary of taking over running his family company. And we always compare through all these years, still to this day. I called him the other day, Chris, it's Bob, it's our 50th. Yes, it's my 50th too. We had this wonderful talk. But Chris says, the Martin Dreadnought is the most copied shape of guitars in the world. And I say, yes. And number two is the Taylor Grand Auditorium. And I like that. That guitar gave a sound that people didn't hear, and it gave an aesthetic that people never saw before. And now Taylor is born at 20 years. Ora, ditemi voi che avete giocato tra di voi, l'impressione che avete avuto in termini di dinamica, risposta in frequenza, sensibilità da questi prodotti. Partiamo con Osvaldo. Ma diciamo che è stato sempre un marchio di fabbrica di Taylor, questa interazione immediata con il musicista, almeno per la mia esperienza con il marchio, che è abbastanza vecchia, se vogliamo, perché da tempo utilizzo questi strumenti. Quindi mi sono sempre trovato bene da questo punto di vista. Il fatto di avere comunque un range di frequenze abbastanza ampio che mi permettesse anche di poter contare su una certa versatilità. Perché sai, la chitarra acustica è sempre un compromesso. C'è la chitarra che ti dà quella sensazione, no, di omogeneità nello strumming, per esempio, e poi viene meno un po' negli arpeggiati. La Taylor ha sempre avuto questa caratteristica, questa di essere un versatile, abbastanza pronta a soddisfare tutte le esigenze di chi volesse strummare la chitarra o chi volesse arpeggiare o semplicemente fare dei soli sulla chitarra acustica, che lì è tra l'altro sempre un campo molto delicato, per cui chitarre del genere, soprattutto in questa shape, mi ha restituito sempre questa interazione immediata, per cui è abbastanza bilanciata, nonostante le frequenze acute siano sempre un po' in avanti, però c'è questo bilanciamento che ti dà
questa pienezza dell'accordo, con questa brillantezza sempre, sempre distinguibile. E questa è una caratteristica peculiare di queste chitarre. E poi, quando l'avete visto anche poco fa nelle interazioni con Ciro, quando si passa alla parte solistica, è sempre un po' in avanti la chitarra, ti dà questa possibilità di venire fuori nel mix. È anche supportata da una suonabilità sempre molto attenzionata da parte di Taylor. Questa forma del manico che ti permettesse di essere anche, non so, di fare anche dei passaggi virtuosistici, no? Se vogliamo, cosa che magari nelle chitarre più antiche era un po' più difficoltosa. Confermo quanto dice Osvaldo, perché la sua sensazione è confermata da quelli che sono quelli che la Taylor chiama i tone wood. Qua parliamo di uno strumento in acero su appunto corpo 4, quindi serie Grand Auditorium, che corrisponde, la Grand Auditorium ha una grande versatilità, quindi copre sia strumming che parte di finger picking, parte solista, plettro, dita, cioè veramente lo strumento che in battute diciamo è come il prestemolino, sta un po' su tutto. E però in questa versione ha dell'acero che però ha un trattamento, l'acero e la tavola hanno un trattamento roasted che ammorbidisce il suono rispetto a quello che è la risposta normale nel tone wood di Taylor dell'acero, quindi tendenzialmente abbastanza portato sulle alte, con una sensibilità. Ci sono alcune caratteristiche che corrispondono al tone wood di Taylor che dà. Tra queste c'è anche la capacità di avere una risposta con più armonico o più legata alla fondamentale. Certamente l'acero tende più a spingere nei riguardi della fondamentale, e anche ha un discorso di sensibilità al tocco del musicista, a quanto sente il musicista o a quanto sente il legno. Beh, è uno strumento versatile, ma tendenzialmente l'acero ha sempre questa punta di brillantezza che la segue. Ciro, e la tua 724, questa è una chitarra che abbiamo recentemente cambiato Taylor, quindi la serie 7, che prima era palissandro come la serie 8 e la serie 9, in realtà hanno fatto un full Koa, anche grazie a un progetto di sostenibilità sul Koa di cui andremo a parlare, come pure sull'ebono, ma lo vedremo nelle prossime puntate. Però stiamo parlando di uno strumento verniciato sottilissimo, fine, il limite minimo di verniciatura dello strumento in Koa, che ha però, pur mantenendo la stessa forma, quindi la versatilità certamente, un sound abbastanza diverso. Well, you know, we use a lot of different wood combinations, and it's difficult, it's as difficult to describe with words as the taste of Brunello di Montalcino. You have to compare it to something else that you know, right? So, but there are some basics that people can know. For example, mahogany guitars, back and sides, are breathy. You can play them light and the sound is beautiful. Rosewood, back and sides, you can dig a little more in, you know, get a little more power. You could put a little more power in. Maple is in the middle, and sometimes maple can cut through the band. It's you can hear it. I always say that some guitars, traditional guitars, play very well with a banjo, a mandolin, a stand-up bass, a violin. Taylor guitars play very, very well with a piano, a bass, drums, right? A little bit more modern music. Why? Because overall, a Taylor guitar tone is more bright, it's more clear, and it fits. Those other instruments are all trying to find a spot. Well, with our tone, there's a spot for us to exist when we play with others. Taylor guitar plays well with others. So if I want a guitar that I'm going to play hard, I like a rosewood guitar. If I have a guitar that I want to play nice rhythm all the way around, I like a mahogany guitar. Now, let's say you have a mahogany guitar. You can choose between cedar and spruce. Well, sometimes wood goes together perfectly, right?
like the right combination of food. That's, you know, white wine with shellfish, right? It's good. And so cedar and mahogany have a magic component to it. This isn't a guitar you play hard, but it's a guitar that you can play romantically, right? With a soft touch. You can also do that with a rosewood guitar, but maybe you play romantically with a little harder attack, a little more clear note. Well, these combinations, which I've explained, can go into infinity. And the difference is in the ear. I do like to tell people, if you find a guitar that speaks to you, someone that you, a guitar that you like, because it fills a space here in your heart, you should buy that guitar. Buy that guitar. If it's that day, buy that guitar. Because it, and don't worry about the wood, right? If you're searching for a guitar, it's nice to have a basic knowledge of what does what. But still, don't let that confine you. Don't let these ideas about what wood sounds like put you in a prison cell. You don't want to be locked into that, because you might think that you want a certain combination, and then you play a guitar that's not that combination, and it's love at first sight. That's the guitar you buy, and it doesn't matter what it's made out of. And we love beautiful wood, but the sound is the most important. Sì, nonostante, come sappiamo, il koa dovrebbe restituirci, diciamo, molte medie, di fatto questo invece è uno strumento che ha le basse molto calde e anche come diceva pure Osvaldo, le alte belle brillanti, quindi riusciamo a percepire, diciamo, tutto il calore dello strumento, diciamo, e tutta la gamma delle frequenze, diciamo, fondamentali, diciamo, soprattutto se devi fare, ecco, uno strumming, ma abbiamo sentito pure prima, se devo improvvisare delle parti, diciamo, melodiche, e il sostegno della nota singola, se il suono non è bello centrato, ovviamente viene un po' meno, diciamo, il sound, e certamente non saremmo ispirati ad andare avanti con le note singole. E ovviamente tutto il discorso, diceva anche Osvaldo, la suonabilità grande ovviamente della Taylor, che è una cosa pazzesca, diciamo, ovviamente si lascia suonare, ecco. E poi, diciamo, anche questa forma io amo, perché è una via di mezzo, non è la dreadnought, diciamo, troppo, per me, diciamo, risulta un po' scomoda come forma. Questa forma è, secondo me, il compromesso giusto per avere quel suono, anche con la profondità, quel sustain, diciamo, è bella anche esteticamente, ovviamente, esteticamente, che gli vuoi dire, questi strumenti sono micidiali, quindi, diciamo. E poi un'altra cosa fondamentale, che in registrazione in studio, per quello che mi riguarda, se faccio uno strumming per una registrazione, un pezzo pop, qualunque esso sia, cioè, la chitarra è già missata, sì, praticamente. Sì, pronti, cioè, vai. Aspetta, c'hai, cioè, i cantini con questo, cioè, se fai uno strumming. Stai nel mix, che è una bellezza, voglio dire. Quindi questa cosa qua c'ha tutta la gamma proprio di frequenze esatte. Poi dopo, magari, se devi fare degli interventi per esigenze, come dire, del brano, ma di base è uno strumento veramente cotte magnate, finita. Plug and play, plug assolutamente, and play. Sì. Entrambi sono fermati sul manico. Qua abbiamo un esempio costruttivo dell'ultima release del manico Taylor. La prima cosa che sicuramente Bob Taylor, vi ricordate, nel guardare quella famosa Echo Ranger, è rimasto affascinato da un manico sottile. Altre aziende dell'epoca, nominiamo Gibson, Martin, Guild, ma tutti quelli che erano i produttori dell'epoca, tendenzialmente avevano, stiamo parlando dei primi anni 70, manici piuttosto cicciotti, piuttosto grossi. Era un momento in cui ci fu un grande boom di musica acustica, James Taylor, Crosby, Steel Nash, insomma una marea di musica acustica in quel momento, e tendenzialmente tutte le aziende lavoravano con dei manici un po' cicciotti. Bob Taylor proprio sempre fisso con invece il manico comodo, più fine, più sottile, più facile. E infatti una delle prime chitarre che fu venduta a Crosby in quel momento fu proprio una 12 corde, presa e ordinata una seconda proprio per via della comodità del manico.
negli anni successivi svilupperà poi una tecnologia di incastro, sempre affascinato da quella famosa Eco Ranger Bolt-On, ma dovuta anche a degli esperimenti fatti successivamente. Si trovò a dover fare un resetting neck su una Gilde, una 37, e dovette staccare proprio il manico dal corpo per ridargli inclinazione, e integrò in quel caso, diciamo, customizzò per la prima volta un set neck, un incastro comunque con mortise e tenone, lo trasformò in un manico bolt. Quindi il primo tentativo fu proprio una customizzazione, e da lì a seguire incominciò nel laboratorio di American Dream, diventato poi Westland Music nel 74, 15 dopo il 74, quando Kurt Listug, insieme a Taylor e insieme a un altro socio, amico di Kurt, Schinner, acquisirono da Jane Redding, acquisirono la American Dream, perché è quella la data magica. Nel 73, appunto, Kurt e Bob si incontrano. Nel laboratorio lavoravano altri personaggi importanti che incontreremo nel mondo della musica successivamente, musica suonata, il grande Greg Daring, che è chi conosce il mondo del banjo lo conosce come uno dei marchi di riferimento della costruzione dei banjo al mondo. E questo è il manico che ha rivoluzionato un po' il mondo della chitarra acustica. Rivoluzionato perché nel giro di soli 50 anni Taylor è diventato marchio leader nel mondo delle chitarre acustiche. E questa è l'ultima, diciamo, release dell'evoluzione del Bolt, senza entrare troppo nei dettagli tecnici, perché magari si rischia di diventare un po' pesanti, però sappiate che la rivoluzione è ottenuta attraverso un sistema di tre viti, due lato tacco manico, uno lato tavola, con degli spessori realizzati con dei tagli micrometrici, ne abbiamo tantissime misure noi in laboratorio per poi fare gli interventi, che permettono un montaggio di questo manico senza lasciare vuoto, senza lasciare aria, con un perfetto passaggio delle vibrazioni tra body e manico e tra manico e body, senza aria, senza colle, solo a pressione, senza cambi di impedenza acustica, quindi senza materiali diversi, e che permette quindi di regolare, settare l'inclinazione del manico sul corpo, quindi tutta l'action, cioè tutta la comodità che voi trovate, perché in fase di costruzione, ma ancor più anche nel tempo, in fase di intervento, umidità, consumo, cambio anche di gestione del prodotto. Oggi magari facciamo del flat picking, abbiamo bisogno di una regolazione, domani lavoriamo in parti, appunto, in soli, in parti un po' più tecniche, abbiamo bisogno di altri setup, abbiamo la possibilità di intervenire in questo modo. È chiaro che non è un intervento fatto tutti i giorni, però è una cosa che sulle costruzioni tradizionali non è possibile. Il tutto senza entrare, senza andare a rovinare, a entrare, diciamo, in perdita qualitativa del timbro e del suono. Mi piacerebbe ora sfidarvi in un gioco nuovo, cioè qua abbiamo una 724, una chitarra tutta in coa, qua abbiamo una Builder Edition, mi piacerebbe cambiare un po' il gioco dei legni in una e in una no, a vedere cosa succede, cioè se cambiando i legni cambia qualcosa oppure no, o se lasciando gli stessi legni cambia qualcosa oppure no. Quindi io vi do una mano e una alla volta a Osvaldo, mettiamo via la 614 e prendiamo questa. È una 50esimo anniversario, quindi una chitarra uscita adesso, una 8 e 14, col top in sinker sequoia, mentre eccoci qua, permesso, a Ciro darei un'altra coa, quindi a Ciro non facciamo cambiare legni, e ecco qua, non facciamo cambiare legni e diamo uno strumento analogo, una serie diversa. La 7, appunto, abbiamo detto, è da poco, è diventato completamente coa, mentre la serie K, questa è la K24, è uno strumento che esiste, è già a catalogo da un po' di tempo, ed è uno strumento completamente coa high gloss. In questo caso invece abbiamo cambiato un po' di legni, perché sequoia sul top e fascia fondo in palissandro corrispondono a uno strumento di pari forma ma profondamente diverso nel timbro. Oppure no? Ce lo direte dopo. A questo punto io smetto di parlare per un po' e lascio ai musicisti il suono, il timbro e il divertimento.
che dire, imbarazzante parlare, nel senso che le chitarre parlano molto di più dei nostri racconti, però un po' dobbiamo, siamo presi questo impegno. E cosa avete sentito rispetto a prima? Poi cercherò magari poi di riassumere il tutto. Allora, intanto in questo piccolo frammento che abbiamo improvvisato con Ciro, abbiamo cercato così, anche abbastanza intuitivamente, di variare quanto... come bello che sia. Assolutamente, ma per noi tutto... l'improvvisazione, l'estemporaneità è la cosa fondamentale, anche per far percepire meglio, secondo me, le caratteristiche, certo, di uno strumento. Abbiamo, proprio guardandoci con degli sguardi, orientato la nostra dinamica, che era un po' il fulcro di questo frammento video, il fatto di far vedere come lo strumento in qualche modo risponda anche alle esigenze del musicista. Ed è bello riscontrare, almeno nel modello che ho suonato io, quasi un bilanciamento dello strumento alla tua dinamica, cioè quando la dinamica andava giù e quindi tendevamo a suonare più piano, lo strumento ti aiutava, frenava ti aiutava anche a restituirti quella punta di volume che ti manca nella dinamica, quasi a bilanciarla, però sempre in modo abbastanza naturale. Ed è stato facile, per cui avere su tutte le parti del manico in cui ci siamo mossi, suonando accordi, suonando piccole note melodiche in fingerstyle o col plettro, magari sui cantini dove le chitarre acustiche tendono a suonare un po' meno, certo, soprattutto a fondo manico, le note erano sempre in evidenza, erano sempre lì, uscivano sempre. E anche, e questa è una cosa su cui secondo me le Taylor sono stati sempre avanti, il fatto dell'intonazione dello strumento. Sono sempre degli strumenti super performanti e super intonati, anche quando escono direttamente. Intervengo un filo, perché di questo parleremo quando parleremo dell'incatenatura, uh-huh, del bracing. Il passaggio al V-class, al V-bracing, ha portato a uno step ulteriore sulla stabilità dello strumento, dell'intonazione, quasi non voluta, poi lo racconteremo. E anche la suonabilità, soprattutto a capo manico, dove tendi a fare, non so, materiale un po' più bluesy, se vogliamo, anche lì c'è una suonabilità, una playability molto elevata, per cui è uno strumento che ti aiuta comunque, che ti aiuta a dare il meglio di te. In effetti col Sinker è un legno poco utilizzato, la sequoia, quindi è difficile dare una corrispondenza, però l'idea del palissandro fa proprio questo, è un legno che risulta essere un po' più bilanciato rispetto all'acero che abbiamo visto prima. Però è anche vero che è bene che parlino loro e non parlino i datasheet o comunque le indicazioni da produttore o anche da rivenditore che conosce ormai nel tempo un po' tutti i suoni di questi legni, perché a volte si viene smentiti, a volte, e mi viene da dire, ne parlerei con Ciro, perché per quello che ho sentito io, chitarra sempre tutta in coa, stessa forma, però non era la stessa chitarra, la chitarra era diversa, quindi... È vero tutto quello che diciamo dei legni, ma è più vero tutto quello che esce dalla bocca del musicista. Certo, raccontami, Ciro. No, infatti la percezione con questo strumento è totalmente diversa, diciamo, a livello di risposta in frequenza rispetto a quella lì, che è dell'altro strumento, che sembrava dovesse essere su carta effettivamente molto più medioso, invece era più setoso e caldo quel suono lì. Il cantino era più setoso, questo, esatto, invece è un cantino un po' più cioè noi abbiamo avuto, sì, questa percezione, medioso, un cantino brillante, un po' più brillante, sì, e un medio più enfatizzato. Sì, però come diceva pure Osvaldo, una caratteristica fondamentale, noi stiamo cambiando strumenti in real time e l'approccio sembra che su chitarra abbiamo sempre suonato. Esatto. Questa è una cosa micidiale. Quindi confermate sulla playability, cioè vi smontano, sì, cioè vi permettono di arrivare subito a dove subito dovete andare. E poi ecco, come diceva Osvaldo, abbiamo cambiato dinamiche, abbiamo cambiato zone di manico, abbiamo cambiato interpretazione e allo stesso momento lo strumento subito ti restituisce, cioè si adegua a quello che sono tutte le esigenze. Ma io mi ricordo quando ero proprio piccolo in un negozio dalle mie parti, e c'aveva varie chitarre acustiche, e decisi di prendere la mia prima chitarra acustica per sbaglio, tra virgolette, nel senso che andai su una fascia. Non era un Echo Ranger, era una Taylor, sto scherzando, me l'avevi detto, lo sapevo. E ho beccato questa Taylor, ho messo le mani, ho detto cacchio, questo strumento è micidiale, e non conoscevo il marchio, perché okay, ero quindi io proprio piccolino. proprio il primo strumento, questo l'amico del negozio mi disse guarda, prova di sta chitarra che è micidiale, io non l'avevo sentito, comunque prendo, metto l'accordo.
ma questa la devo avere, questa chitarra. Poi mi disse il prezzo e in quel momento non me lo potevo permettere, però mi è rimasto il pallino, ho detto ok, appena posso il mio step è questo qui. E già all'epoca, mi ricordo, quindi stiamo parlando comunque di 25-30 anni sì, fa. Sì, quando Taylor era già Taylor, ma non Taylor di oggi, perché insomma sono cresciuti tantissimo in questi anni. E comunque... l'approccio è comunque rimasto l'imprinting quello. È stato quello. Quello adesso ovviamente migliorato, beh, sarà una gamma pazzesca, vuol dire tutte le scelte del mondo, però secondo me era già l'animo è stato sempre quello e l'approccio è stato quello, la mentalità è stata quella, e voglio dire, suonandoli poi ti rendi conto che effettivamente quello è. E poi a un certo punto sul finale ho preso, diciamo, questa posizione alta insieme a Osvaldo, che prendeva invece la zona bassa e l'acqua, lo stesso accordo, proprio per andare sul discorso di intonazione che faceva prima, che effettivamente questi strumenti... Nessun battimento. Esattamente. Dopo il dodicesimo tasto di solito sono sempre sì, fanno un po' arrabbiare. Sì. Diciamo. Eppure il sustain delle note, soprattutto sulla zona non alta... Non smortava. E questa roba qua è veramente unica su questi strumenti. Allora, fare un po' la sintesi di quello che ci siamo detti oggi. La cosa più importante... è la relazione tra le persone a prescindere, ma sulla marchio Taylor abbiamo parlato di un po' della storia, degli inizi di American Dream e di Westland Music, quindi l'inizio della storia di Kurt Listug e Bob Taylor. Abbiamo parlato di forma 14, anzi forma 4 nelle 24 e nelle 14, poi vedremo cosa vuol dire il primo numero, ma nella prossima puntata, che riguarda le Grand Auditorium, e abbiamo parlato di alcuni legni, in particolare l'acero e il coa, confrontandolo nel risultato, nelle indicazioni che noi ci diamo, ma anche nelle differenze che poi quando si suona si percepisce. Per cui direi che a questo punto la chiusura è vostra. Io smetto di parlare e suonate voi, divertitevi.